buongiorno a tutti e grazie per la vostra partecipazione alla nostra conferenza stampa. Questa mattina vogliamo presentare gli eventi che il Comune di Sanremo ha organizzato in qualità di manifestazione collaterale al Festival. E sono eventi che, come vi spiegheremo questa mattina, sono organizzati da due assessorati del Comune di Sanremo, l'assessorato al turismo e alla cultura e l'assessorato all'attività produttiva e alla floricoltura. Quindi è qui presente con me la collega Masseretto e insieme spiegheremo la complessità di questo programma che in qualche modo ha la finalità, come possiamo ben immaginare, di animare la città in un periodo di forte esposizione mediatica del nostro comune. Ovviamente, insomma, stiamo vivendo in questi giorni l'evento più importante, la manifestazione più importante non solo per l'amministrazione comunale, ma direi che è l'evento principe della televisione italiana, che è la 65ª edizione del Festival di Sanremo. Bene, come voi sapete, ovviamente il Festival è organizzazione RAI che quest'anno in qualche modo gestisce anche la zona del red carpet, quindi nell'immediata entrata del teatro Ariston, che gestisce anche la piazza Boreadolmo, sempre davanti all'entrata dell'Ariston, quindi con proprie presenze, in caso di il red carpet in via Mameli e in piazza Boreadolmo invece la Radio 2, cioè la radio della RAI, che segue tradizionalmente il festival. Ecco, l'amministrazione comunale quindi si è in qualche modo ha inteso allargarsi sul resto della città e animare sia le strade che le piazze e le altre location tradizionali con propri eventi, ovviamente tutti finalizzati al tema. Quindi in un ideale lungo viale che collega il Palafiori, dove voi sapete c'è la sala stampa RAI con Casa Sanremo, attraverso Piazza Colombo, la via Matteotti, l'Ariston, fino ad arrivare al Casinò di Sanremo, questo, come dire, è la direttrice orizzontale, e poi abbiamo coinvolto anche, questo, come dire, eccoci qua, abbiamo coinvolto anche altre zone, quindi alle spalle della via Matteotti la nostra Pigna, il nostro centro storico, e poi giù verso il mare e verso il porto. Io adesso vi in qualche modo segnalo e vi elenco. Ecco, colgo l'occasione per dire che ci sono poi sedie qua. Ah, scritto qua.